Le feste di Natale, si sa, sono un'occasione per trascorrere piacevolmente a tavola più tempo del dovuto e quando finiscono molto spesso ci si ritrova con qualche chilo di troppo. Tornare in forma è possibile se si seguono alcuni accorgimenti. Ad indicarli la dottoressa Emilia Ruggero, nutrizionista del Dipartimento di Epidemiologia dell'IRCCS Neuromed di Pozzilli. Al primo posto troviamo la dieta mediterranea, col seguire tutti i passi e non assolutamente saltare i pasti, perché si tende dopo queste grandi abbuffate a rientrare nella corretta alimentazione saltando il pasto, ma è assolutamente sbagliato saltare la colazione, soprattutto perché si va di fretta per andare in ufficio, è assolutamente un comportamento errato. Quindi i 5 pasti al giorno sono fondamentali, e anche gli spuntini. Oltre a non saltare i pasti, la raccomandazione è di evitare alcuni alimenti. Allora, i cibi da evitare dopo queste grandi abbuffate sono i cibi industriali, soprattutto, che hanno molti grassi industriali e che quindi noi già abbiamo quel senso di gonfiore dopo le vacanze, e per evitare si devono prediligere i cibi integrali, sì, così da evitare questo gonfiore, questo fastidio che abbiamo a seguito, diciamo, di questa grande abbuffata e questo grande uso di grassi nel periodo natalizio, l'utilizzo di pasti molto grassi, alcol. È una strategia, aggiunge la dottoressa Ruggero, uno stile di vita che è bene portare avanti tutti i giorni. Sono consigli che vanno seguiti perfettamente tutto l'anno, quindi anche il consumo di frutta e verdura va seguito tutto l'anno, va seguita la stagionalità in particolar modo, quindi mangiare le cose che sono stagione, per evitare anche di non apprezzare il gusto, perché naturalmente una zucchina nel mese di gennaio non avrà mai lo stesso sapore del mese, diciamo, di agosto. Quindi per questo evitare soprattutto e seguire la stagionalità. Occhio anche a una corretta assunzione di liquidi. Un altro consiglio importantissimo è l'acqua, bere acqua almeno 2 litri al giorno. Questo va fatto tutto l'anno, aumentare anche a 2 litri e mezzo, 3 durante il periodo estivo.